Posso dire che il rapido successo di Nordkraft nel mercato giapponese è legato al fatto che ha permesso di insidiare una specie ostica come il barramundi giapponese, che noi chiamiamo il Lead High. Prima che ci fosse quest'esca, l'Air Hog, molti pescatori in Giappone non avevano idea di come catturare questo predatore con gli artificiali, tanto che si pensava che fosse un pesce estremamente raro. Successivamente il designer di Nordkraft, Hironori Kitade, ha studiato quest'esca ed in particolare la tecnica, il drifting, per poterlo pescare in corrente, ovvero una presentazione molto naturale dell'esca in corrente vicino al fondo, che ha consentito di poter catturare questo affascinante predatore in Giappone. This is one of the success of the Nordkraft brand for the barramundi fishermen in Japan. Esattamente con la stessa tecnica, molti pescatori hanno iniziato ad usare quest'esca nei fiumi dove è presente la Suzuki, la nostra spigola, iniziando a catturare moltissimi pesci, anche di taglia, che prima non riuscivano ad insidiare con altre esche. Per questo motivo, anche nella zona di Tokyo, quest'esca è diventata molto popolare fra gli anglers. Ok, andiamo? Possiamo usare l'Air Hog come un'esca che imita un granchio utilizzandola con una tecnica simile a quella usata da chi pratica ledging per i cefalopodi. Quando volete imitare il nuoto di un pesce, lanciate e recuperate in maniera lineare e come potete vedere l'Air Hog assume una caratteristica andatura ad S che simula un pesce in fuga. S gliding movement, like an escape fish. Mentre quando volete imitare un granchio, presentate l'esca in maniera diversa, dando una piccola gercata con il cimino della canna e poi facendo affondare l'esca. Quando sollevate il cimino potrete sentire le vibrazioni dell'esca che in genere attirano il predatore, mentre durante la caduta dell'esca è invece il momento in cui spesso avviene l'attacco.
Quindi, solamente cambiando la presentazione dell'airhawk, possiamo usarlo in due maniere completamente diverse, come un pesce o come un granchio. One is like a fish, one is like a crab. And also, ogle is a sinking lure. Inoltre, l'airhawk è un'esca affondante che è molto semplice da lanciare. Quando trovate un fronte di corrente potete rallentare e dare una piccola gercata verso l'alto e poi farlo nuovamente affondare. And lift. And fold. Lift. And fold. With this way. In questa maniera la nostra esca ha una presentazione molto naturale e costituisce una facile preda per i pesci in agguato. Ce l'hai? No.